Niente, quello che chiedeva l'avvocato di parlare un attimino di quella che è la struttura attuale della Chiesa, no? Sicuramente c'è una fondazione legata alla presenza di Sant'Erasmo, che martire, quindi testimone della fede, che muore a Formia e che nell'alto Medioevo viene trasferito il corpo dalla città di Formia, che era facilmente attaccabile dalle infiltrazioni piratesche, saracene e quant'altro. Quindi questo trasferimento delle reliquie in questo luogo, in una piccolissima chiesa, darà poi la creazione di una cattedrale a tutti gli effetti, perché il vescovo di Formia si sposterà da Formia a Gaeta. Con questo trasferimento si avrà poi un'evoluzione, che è quella di una consacrazione di una cattedrale a sette navate nei secoli successivi. Sappiamo che però Papa Pasquale II nel 1106 consacra una cattedrale, o una o due cattedrali, o due chiese affiancate, un po' sul modello di Salerno, così come avviene per Amalfi. E quindi immaginatevi due chiese che probabilmente poi si fondono e creano questa struttura a sette navate, di cui noi abbiamo un'indicazione soltanto nel 1720, durante la descrizione della visita pastorale. Di queste sette navate, tutt'oggi esiste l'impianto, tant'è vero che questa che noi vediamo è la centrale, la prima laterale è quella che va tra appunto queste colonne e dietro quelle sene vicino agli altari, poi c'è la cappella laterale e un'ulteriore navata al di dietro. Stesso discorso vale dall'altro lato, tant'è vero che l'ultima fila di colonne presente in fondo è proprio in opposizione a quello che è il sacro. E quindi queste sette colonne, queste sette navate realizzate con materiale di spoglio provenienti da diversi edifici romani, probabilmente per la maggior parte da Formia o da Milano addirittura. Questo materiale viene sistemato qui in una stratificazione di un certo tempo, che è dovuta a tutta una serie di rimaneggiamenti che porteranno poi alla riduzione a tre navate proprio sotto Ferdinando IV, così come noi vediamo oggi la chiesa, questi enormi pilastroni che inglobano però strutture più antiche. Noi abbiamo una seconda fila di colonne dietro, questa è la navata centrale, quindi c'è un raddoppiamento delle colonne che poi viene in qualche maniera ridotto, e questi pilastri vanno appunto a sacrificare tutta quella che è la struttura originale. Di fatto all'epoca, per lo scoppio della Primavera Ferdinando e per tutta una serie di dissesti dovuti a questa evoluzione della Chiesa, Ferdinando IV, attraverso solamente gli architetti militari, arriva a trovare questa soluzione di comodo con questi pilastroni un po' ingombranti, ma che almeno ci hanno permesso di salvare la Chiesa. In quell'occasione demoliscono anche tutta una serie di volte e quindi vanno a realizzare questi catini neoclassici. Ma a questo punto penso che possiamo, io non vedo più l'avvocato, ecco. È arrivato l'arcivescovo.